Salve a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video di StarCraft 2, sempre DreamHack Bucharest, sempre ottavi di finale e quest'oggi avremo a contendersi il passaggio Wellmu, giocatore finlandese Protoss, parte più facile, me la stavo scordando. Ho guardato nella Liquidpedia, ha qualche vittoria in dei tornei minori, dei secondi posti dei tornei maggiori, vi dico che è arrivato penso nelle semifinali del ultimo VCS stagione 1 del 2014, quindi un giocatore di tutto rispetto che si andrà a contendere con Innovation, giocatore coreano Terran, giocatore credo vincitore del VCS stagione 1 del 2013, giocatore che comunque ho già visto, è abbastanza famoso per il fatto di inventarsi build nuove. Se non sbaglio, mi pare di averlo visto, è l'unica volta che l'ho visto di andare di mech contro un Protoss, cosa che non fanno in molti perché bisogna essere molto accorti. L'ho visto comunque usare molte volte armi con position abbastanza anomale, ma d'altronde il nome è tutto un dire. Finita con questa presentazione, andiamo a vedere l'apertura, classica apertura Reaper per Innovation, cosa che ormai Terran fanno praticamente sempre l'apertura a Reaper, perché da quando è uscito Earth of the Swarm il Reaper può essere tranquillamente fatto con i primi 50 di gas senza dover mettere giù il modulo tecnologico e ha già i reattori dorsali, quindi va già al massimo della velocità, quindi nessun problema. Mentre per Wellmu abbiamo un doppio gas, abbiamo avuto portale a 12, gas a 15, poi gas a 18 probabilmente. Sì, a questo punto Wellmu ha preso un po' di gas dal primo e adesso ho messo semplicemente due estrattori, due sonde da un lato, una dall'altro, forse le sta producendo in questo momento, vediamo. Sì, le sta, ok. Praticamente ha costruito due gas e li sta risaturando con le sonde che escono dal Nexus, non con quelle che sono nella Mineral Line. Decide quindi di privilegiare i minerali rispetto al gas perché si sta andando ad espandere. Ricordo, mappa ha 3 punti di spawn, questo è il primo, questo è il secondo, questo è il terzo. Non si sa in origine dov'è il proprio avversario, c'è cioè, l'espansione da parte di Wellmu. Nel frattempo scout infelice da parte di Innovation con il primo SCV, che a questo punto tornerà in base, mentre il Reaper andrà nella parte giusta. Innovation che decide di espandersi, quindi Reaper expand, seguito poi dal reattore sulla caserma per cominciare a tirare fuori Marine. Un solo SCV lasciato su questa raffineria, diventano ora 3. C'è un'officina bellica messa giù prima dei tempi previsti, prima ancora che sia completata l'espansione. Non vorrei che volesse provare un qualche push con il più 1 all'attacco. Vediamo se sarà vero. Arriva questo Reaper che però viene fatto oggetto di attenzione da parte del nucleo della nave madre. Primo persecutore in uscita da parte di Wellmu, che ha già iniziato a ricercare il portale dimensionale, espansione che ormai è completata. Quasi. Manca poco, mentre vediamo i primi due marine che escono. Completata l'officina bellica, eccolo qua che arriva questo più uno prima dei tempi previsti. Seconda caserma in arrivo da parte di Innovation, che fedele al suo nome non sta andando con un'army composition anomala, ma sì con delle tempistiche anomale, perché questo più uno sta arrivando molto prima dei tempi previsti. Abbiamo subito una fabbrica robotica da parte di Wellmu, quindi gate e poi subito robo. Una sentry addirittura sta uscendo da questo portale. Mi aspetto che vengano buttati giù portali da un momento all'altro. Ho visto un secondo, eccolo qui. Quindi secondo portale in arrivo per Wellmu. Immagino che tra poco ne butterà giù altri due o altri tre. Primo osservatore che sta arrivando e va ad andare direttamente nel lato buono della mappa per scautare l'avversario. Abbiamo di tanto qua questo Reaper che sta tornando per dare una nasata. Intanto questi marini si stanno accumulando in questa zona, vediamo se c'è un modulo tecnologico. Immagino che partirà subito dalla ricerca dello Steampack, che a questo punto mi sembra quasi un all-in a due basi, quello di Innovation, con il secondo gas non ancora preso. Questo Steampack che sta arrivando, stanno arrivando solo Marine per ora. Nessun Marauder, c'è questa terza base, no, ok, come non detto, ha preso il secondo gas in questo momento, forse prenderà anche il terzo, eccolo, no, quindi sarà semplicemente un push abbastanza cattivo portato
con tempi portato abbastanza presto rispetto ai tempi consueti. Vediamo, arriva questo osservatore, vede i Marine, vede che stanno uscendo, quindi Wellmo arriva nel momento esatto in cui l'avversario sta uscendo, quindi sa esattamente quello che mi sta arrivando addosso. Sia Fabri sia laboratorio robotico che concedo il crepuscolo in arrivo contemporaneamente per Wellmo, uscente abbastanza infelice perché adesso sta arrivando il push del suo avversario, sta uscendo il primo colosso, ma ha solamente due portali, non ne sta buttando giù altri. In questo momento, ecco, tutti questi marini arrivano in questo momento, questi stalker devono essere micrati all'indietro immediatamente. Photonover Charge viene attivato, forse avrà probabilmente visto che questi marini hanno il più uno all'attacco, quindi sono abbastanza potenti. Sta arrivando anche il più uno alla difesa, quindi potenziamenti ricercati abbastanza velocemente per Innovation. Terzo portale in arrivo, colossi in arrivo per Wellmo, che parte anche con la ricerca della lancia termica estesa e del blink per gli stalker, questi doppi potenziamenti estremamente costosi. Nel frattempo Wellmo sta mirando a fare il protoss per eccellenza, poche unità ma estremamente potenziate. Vediamo se questa scelta pagherà contro un Innovation che attualmente sta puntando a ammassare Marine con anch'essi potenziati. Vediamo, scambio fabbrica con spazioporto, reattore costruito dalla fabbrica, due medivac in arrivo. A questo punto questo stalker è costretto a correre in base velocemente. Vediamo la differenza di Psy abbastanza importante, ottimi force field da parte di Wellmo. Questo colosso riesce a far fuori un solo marine, non hanno ancora le lance timing questi colossi, quindi non sono efficacissimi sulla lunga distanza. Ci vorrà ancora un po' perché arrivino le lance termiche. Chronoboost che probabilmente non viene bancato, viene tutto investito qui. No, c'è un po' di Chronoboost che è stato bancato da Wellmo. Quattro portali per lui, in arrivo il quinto, il sesto e il settimo in questo momento. Si rende conto che deve cominciare ad accumulare un po' di esercito piloncino tattico in questa zona per poter eventualmente pushare al naturale del suo avversario. Avversario che a questo punto sta buttando giù la terza base, vedendo che Wellmo è chiuso in base. Armeria in arrivo, quindi potenziamenti al più 2 sbloccati in breve tempo. Non c'è la doppia officina bellica. Vediamo se salterà fuori a breve. Mentre di qua abbiamo avuto queste medivac che hanno provato a mettere il naso nella base di Wellmo, ma sono state respinte da questi stalker che adesso hanno il blink. E questi colossi immagino che abbiano, sì, hanno le lance termiche, quindi nessun problema. Chronoboost sprecato, credo. O forse era per completare il blink. Continuano ad essere buttati, tirati fuori stalker senza problemi. Questo piloncino da tenere d'occhio, ragazzi, aiutatemi a tenerlo d'occhio. Due medivac in questa zona, due che accompagnano questo esercito, due in arrivo dalla base. Ecco qua con il resto dell'esercito. Bunker che vengono costruiti qui all'entrata, non si è murato. Solamente vedo fare ai Terran di solito che si murano in questa zona per aiutare i bunker a fare danni. Wellmo esce con il coraggio a due mani. Qui c'è una mina che non è stata vista. Avrà fatto probabilmente i suoi danni su uno stalker. Qua c'è un marine che intrepido prova ad entrare. L'esercito di Wellmo attualmente è tutto in base. Vediamo questi subito SCV mandati vicino ai bunker per ripararli. Decide di ingaggiare Wellmo. Questi colossi con la lancia termica possono fare la differenza. Ecco, vedete, vengono usati i colossi per attaccare i bunker. Per non stare attenti ad eventuali steampaccate da parte del Terran che potrebbero macellare i colossi in poco tempo. Con tutti questi SCV questi bunker non vanno giù. A questo punto deve venire avanti con tutto l'esercito Wellmo che a questo punto, pur non avendo l'esercito potenziato, ha deciso di entrare in base. Non ci sono forge per Wellmo, che praticamente decide in questo momento con un'ottima micro dei Blink Stalker di attaccare. Intanto sono i colossi che fanno dei danni. Sono uscite le prime due Viking che non possono essere attaccate in questo momento. Blinkata aggressiva di tutti gli stalker per cecchinare le Viking. Viking cecchinate, vediamo se verranno fatti fuori un po' di SCV che riparano questi bunker. Questi bunker che continuano a non andare giù, hanno fatto veramente i macelli. Le unità in questi bunker, ma a questo punto la forza dei colossi si fa valere. Questi colossi non vengono minimamente toccati, rimangono solamente dei grandi Blink Stalker che continuano a fare dei danni. Va giù anche il secondo bunker. A questo punto la vedo malissimo per Innovation, che è costretto a dare il GG. Ottimo attacco da parte di Wellmo, che
È rischiato inizio partita con quel push di Marin di essere sopraffatto. Pensavo che poteva fare contemporaneamente sia lancia termica che Blinkstalker fosse una mossa avventata. Forse lo è, ma si è rivelata una mossa vincente. Ottimo questo attacco con questi colossi fatti estremamente presto durante la partita. Innovation che, pur avendo visto probabilmente i colossi, ha tardato a fare le Viking. E questo qui è stato probabilmente l'anello debole del suo attacco. Aveva pochissime Viking che sono state cecchinate. Ottima riparazione dei bunker, ma alla lunga, e specialmente con quella blinkata aggressiva degli Stalker, non è riuscito più a stargli dietro, anche perché ha perso tipo 31 SCV. Sì, quasi. Ha perso 31 in questa zona. A questo punto, beh, Blinkstalker più i colossi hanno macellato tutto l'esercito avversario. Forse Innovation avrebbe dovuto pressare di più all'inizio, magari con quei Marine con lo steampack entrare, magari perderne la metà, ma fare comunque danni sulle sonde o magari sul colosso che c'era, provare qualche drop in più. Ho fatto solamente un timido tentativo in questa zona. Ottima partita da parte di Welmo. Bene ragazzi, Welmo va sull'1-0, quindi Innovation deve vincere il prossimo match per sperare poi nel terzo match di passare il turno. Welmo ha già un match point e quindi se vince il prossimo match passa ai quarti di finale. Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi al canale e condividete con i vostri amici. Indirizzo email e pagina di Facebook sempre in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!